Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6, che apriamo parlando di cronaca giudiziaria. La Corte di Cassazione ha confermato le due sentenze di condanna emesse lo scorso anno dalla Corte d'Appello dell'Aquila per il crollo del convitto nazionale avvenuto la notte del 6 aprile del 2009, crollo in cui persero la vita tre minorenni. Il servizio di Germana D'Orazio. La Corte di Cassazione ha confermato le due sentenze di condanna emesse lo scorso anno dalla Corte d'Appello dell'Aquila per il crollo del convitto nazionale del capoluogo abruzzese avvenuto nella notte del terremoto del 6 aprile 2009, in cui hanno perso la vita tre minorenni. La quarta sezione penale della Suprema Corte ha confermato 4 anni di reclusione nei confronti di Livio Bearzi, all'epoca preside del convitto, e 2 anni e 6 mesi per Vincenzo Mazzotta, dirigente della provincia che aveva competenze anche su diverse scuole. Le accuse per entrambi sono di concorso in omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. Con il giudizio della Cassazione, quello del crollo del convitto è il primo procedimento della maxi inchiesta sui crolli della Procura della Repubblica ad arrivare a giudizio definitivo. Ricordiamo che sono oltre 200 i filoni di indagine aperti inizialmente con il coordinamento della Procura della Repubblica. Nel primo grado, nel 2012, Mazzotta era stato assolto. La sentenza fu poi ribaltata in appello con la condanna a 2 anni e mezzo. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i 2 ricorsi e ha confermato anche la condanna del Ministero dell'Istruzione, quale responsabile civile a risarcire le parti civili, rappresentate dai genitori di Luigi Cellini, originario di Trasacco, uno dei 3 minorenni morti a seguito del crollo dell'edificio, la cui costruzione, ricordiamo, risaliva a 2 secoli fa. In primo grado, Bearzi era stato condannato anche all'interdizione per 5 anni dei pubblici uffici, oltre al pagamento di una provvisionale di 200.000 euro. Stando all'accusa, il preside non ha mai sottoposto la vecchia struttura ai restauri. Inoltre, non è mai stato redatto un piano per la sicurezza. Tra le accuse, al preside la mancata evacuazione dell'edificio durante le scosse che avevano preceduto la mortale scossa delle 3:32. Ed ora la cronaca nera con l'ennesimo incidente nelle campagne. È caduto dall'altezza di 2 metri mentre raccoglieva mele da un albero. Si tratta di un pensionato di 78 anni di Villa Santa Maria. La vittima è Luigi Bellomo, che è morto nella notte all'ospedale Renzetti di Lanciano per le ferite riportate dopo i soccorsi che gli sono stati prestati poco dopo l'incidente. Andiamo avanti con la cronaca giudiziaria, perché adesso andiamo a vedere insieme le motivazioni della sentenza che riguarda l'omicidio Pavone, con la quale il GUP di Pescara Maria Carla Sacco ha condannato Vincenzo Gagliardi a 30 anni di carcere per l'omicidio di Carlo Pavone, l'ingegnere di Montesilvano. Andiamo a vedere insieme il servizio. Risulta dimostrato il movente passionale. L'azione omicidiaria di Gagliardi si colloca all'interno della relazione extraconiugale con Raffaella D'Este e la travagliata opera di contrasto posta in essere dalla vittima. È questo uno dei passaggi fondamentali contenuti nelle motivazioni della sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Pescara Maria Carla Sacco il 16 luglio scorso ha condannato a 30 anni di carcere Vincenzo Gagliardi, il dipendente delle Poste di Pescara, riconosciuto colpevole in primo grado dell'omicidio dell'ingegnere informatico Carlo Pavone, colpito con un colpo di fucile alla testa il 30 ottobre del 2013 sotto la sua abitazione a Montesilvano e morto dopo un anno di coma. Tutti gli elementi indiziari risultano gravi, precisi e concordanti, si legge ancora nelle motivazioni, e concorrono unitariamente a formare un quadro probatorio grave a carico di Vincenzo Gagliardi, consentendo di ritenerlo, al di là di ogni ragionevole dubbio, autore dell'omicidio di Carlo Pavone. Dunque, secondo il giudice, il movente sarebbe da rintracciare nella relazione tra Gagliardi e la moglie della vittima. L'imputato aveva più volte visionato il profilo Facebook di Pavone, si legge ancora nelle motivazioni,
intercettazioni per attingere informazioni personali sul conto del marito e della sua amante, del quale evidentemente controllava in modo virtuale le abitudini dei figli, ha scritto il GUP Sacco. Gagliardi, con la sua azione, voleva eliminare un fastidioso impedimento alla prosecuzione della relazione con la donna, alla quale aveva sempre manifestato appoggio e sostegno, anche all'esito della violenta lite avvenuta il 20 ottobre del 2013 tra la stessa Raffaella D'Este e il marito. Secondo il giudice, l'orario del delitto è collocabile con ragionevole certezza tra le 19.40 e le 20.10 del 30 ottobre 2013, un lasso temporale che ha visto Gagliardi privo di alibi. Tra gli indizi che hanno finito per incastrare Gagliardi poi c'è una ricerca effettuata sul computer dell'autore del delitto il 9 settembre del 2013 che dice a che distanza può essere fatale un colpo sparato da un Flobert calibro 9, fucile, che poi è l'arma del delitto. Adesso la pagina politica. L'Abruzzo e il Molise non ce la faranno mai ad essere organi attrattori a livello nazionale se non possono presentare una vita forte nei piccoli centri. È quanto ha detto il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso nel corso della giunta congiunta Abruzzo-Molise che si è svolta ieri a Trivento, in Molise, piccolo centro della provincia di Campobasso. Il servizio di Telemolise. La messa in sicurezza della viabilità, la scuola, il trasporto pubblico e il diritto alla salute sono i settori sui quali occorre far leva per rilanciare le aree interne di Molise e Abruzzo, sempre più marginalizzate, e ciò sarà possibile solo attraverso la realizzazione di progetti comuni. Per la prima volta le due giunte regionali si sono riunite in maniera congiunta a Trivento per affrontare il problema dello spopolamento delle zone più marginali. I governatori Paolo Frattura e Luciano D'Alfonso, al termine della riunione congiunta dei due esecutivi, hanno redatto e sottoscritto un documento che getta le basi per un rilancio concreto e forte delle aree interne, raccogliendo così la sollecitazione rivolta lo scorso 31 luglio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una sorta di sinergia e di collaborazione istituzionale all'insegna della sussidiarietà, escludendo tuttavia ipotesi di fusioni, come ha ribadito Paolo Frattura. Tanto per cominciare, le prove tecniche di fusione non sono all'ordine del giorno di questa legislatura. Mi pare che su questo tema il Partito Democratico, che è comunque il primo partito alla guida di questo Paese, si è espresso in maniera chiara. Per evitare di essere travolti dagli eventi, invece, ritengo che in maniera lungimirante, ma questo già da tempo, Abruzzo, Molise e Marche stanno ragionando in maniera congiunta e condivisa su alcuni temi particolari, quali le grandi infrastrutture, quali i servizi per la collettività e, nello specifico, parlando di Abruzzo e Molise, particolarmente sanità e formazione. Per il governatore della regione Abruzzo D'Alfonso la priorità va ai servizi essenziali, sempre più a rischio nelle aree interne. Sono aree ad importante densità demografica che può diventare ulteriormente attrattiva, quest'area interna di Abruzzo e Molise, e noi dobbiamo scatenare iniziative, procedure, risorse finanziarie e soprattutto progetti. Ci teniamo, ci crediamo, la norma ce lo consente, adesso diamoci da fare raccogliendo le idee migliori possibili. Intanto la messa in sicurezza della viabilità, la liberazione dalle frane che aggrediscono questo importante suolo dell'Abruzzo interno e poi riscommettere su bacini di utenza per la trasportistica collettiva, l'attività formativa ed educativa per le giovani generazioni, cioè poliscolastici congiunti, e poi il fondamentale diritto alla salute attraverso case territoriali che assicurino questo diritto, e poi anche creare occasioni di lavoro attorno all'economia del sole, del turismo, del tempo libero, della montagna. L'iniziativa è stata organizzata da Don Alberto Conti, direttore della Caritas diocesana di Trivento. Un appello rivolto alle istituzioni, agli imprenditori e alle parti sociali del Molise e dell'Abruzzo affinché il ricco patrimonio e l'identità stessa delle aree interne non vengano cancellati. Un appello che è stato raccolto, non resta che partire con atti e progetti concreti. Andiamo avanti, adesso ci occupiamo delle province. Dopo il declassamento ad enti di secondo livello continua la battaglia delle istituzioni locali contro la decisione del governo. A Pescara questa mattina è stato stilato un bilancio di un anno di opere compiute dalle province nonostante i tagli della Spending Review. Francesca Romana Testi.
Servono ancora le province? È un titolo provocatorio scelto per affrontare alla presenza di tutte le istituzioni, politiche e non, la decisione del governo centrale di declassarle ad ente di secondo livello per la cosiddetta spending review. Ad un anno di distanza si traccia un bilancio del lavoro svolto e soprattutto delle necessità ancora irrisolte. Oggi le province sono governate dai sindaci e i sindaci sono persone concrete. Agiscono per affetto e per amore dei loro territori. Noi vogliamo delle strade efficienti, perché sono le strade che portano a tutte le frazioni, anche le più piccole. Vogliamo delle scuole che siano sicure e vogliamo lavorare per questo, vogliamo lavorare per l'ambiente. Insomma, sono i servizi che servono ai cittadini. Allora la domanda, ma servono le province? Ma certo che servono, perché sono quelle che danno servizi essenziali accanto ai comuni e per i comuni e soprattutto per i cittadini. Questo bilancio che cosa mette in luce? Abbiamo appunto pagato le imprese, 12 milioni e mezzo non così indifferente in questo momento di crisi, superando il patto di stabilità. Abbiamo anche e soprattutto tagliato costi per una cifra pari a 600.000 euro relativamente al personale. Abbiamo consentito anche con la gestione della partecipata Provincia Ambiente di ridurre una cifra pari a 170.000 euro di costi tra affitti, tra la governance, quindi il Consiglio di Amministrazione che non c'è più, c'è un amministratore unico interno alla provincia. Abbiamo lavorato soprattutto per consentire ai comuni di riottenere quei servizi che attendevano da qualche tempo e abbiamo lavorato soprattutto fianco a fianco ai consiglieri comunali e ai sindaci, non guardando mai all'appartenenza politica ma guardando soprattutto ai problemi. Rita Bernardini, segretaria dei Radicali Italiani e candidata a garante dei detenuti, dalla mezzanotte di ieri è in sciopero della fame, uno sciopero di dialogo per sensibilizzare il ministro della giustizia alle carenze nel settore appunto da lui amministrato, il servizio di Elisa Leuzzo. Uno sciopero della fame di dialogo, a partire dalla mezzanotte di ieri, nei confronti del ministro della giustizia Andrea Orlando, al fine di suscitare attenzione sulla carenza degli organici della magistratura di sorveglianza. C'è una situazione drammatica, considerate che un anno fa circa si era arrivati quasi al blocco delle misure alternative presso la casa circondariale di Teramo soprattutto. E adesso si è trasferito anche il presidente del Tribunale di Sorveglianza, quindi la situazione è veramente difficile. Pochi magistrati con una mole di lavoro enorme. La situazione è difficile proprio per la carenza di organico, non solo nella magistratura ma anche negli uffici, nelle cancellerie, parliamo del Tribunale di Sorveglianza e Ufficio di Sorveglianza, e per la mancanza di personale all'interno delle casse circondariali. E il vero dramma è quello della sanità all'interno del carcere. Non era affatto scontato che oggi potessimo presentare Rita Bernardini come candidata a garante dei detenuti, ha dichiarato l'avvocato di Nanna, perché era stata illegittimamente esclusa con un provvedimento amministrativo dal contenuto politico. Il TAR ha riammesso la candidatura di Rita Bernardini l'8 ottobre scorso. L'esclusione è stata annullata perché illegittima. L'abbiamo vinto, il TAR in due settimane ha emesso direttamente sentenza in forma semplificata, considerata la assoluta fondatezza del ricorso. La candidatura ha ricevuto la ratifica, la convalida da parte del TAR, che ha ripristinato la legalità violata, per cui non si capisce per quale ragione il Movimento 5 Stelle, cui leader tecnicamente parlando è purtroppo un pregiudicato, si ricordi di quelle condanne per la disobbedienza civile riportate, una delle due, 20 anni fa, da Rita Bernardini, autodenunciatasi per aver ceduto cannabis per la lotta per la legalizzazione appunto di questa sostanza. E restando sempre a questo argomento, c'è una dichiarazione del vicepresidente del CSM Giovanni Legnini, che ha detto sarebbe un bel segnale per la condizione carceraria in Italia e anche per l'Abruzzo se Rita Bernardini fosse nominata garante per i detenuti della nostra regione. Continua Legnini dicendo che nel pieno rispetto delle prerogative della libertà di scelta che spetta al Consiglio regionale abruzzese,
penso, ha detto Legnini, che la candidatura della Bernardini sia una bella candidatura e mi auguro che ciascuno dei consiglieri rifletta sulla necessità di affidare a una persona capace, competente ed appassionata su questi importanti temi il ruolo di garante dei detenuti. Andiamo avanti, adesso ci occupiamo di economia, in particolare della crisi dell'artigianato. Il presidente di Confartigianato Teramo ce ne ha parlato questa mattina al microfono di Elisa Leuzzo, vediamo. Nel mondo dell'artigianato c'è, rispetto agli anni passati, vista la crisi, uno spiraglio futuro positivo? Io non vedo nessun spiraglio perché la regione principalmente ha abbandonato il settore dell'artigianato. Noi dal 2009 la regione non ha più messo neanche un euro per l'artigianato, mentre prima negli anni passati si concedevano un contributo per l'abbattimento del tasso di interesse, attualmente non c'è questo contributo. La politica è lontana, anni luce dai problemi delle imprese e quindi le imprese chiudono, qualcuno purtroppo si uccide perché questa è la realtà che abbiamo visto in questi anni. C'è qualche iniziativa della regione, questo lo devo dire, utilizzando fondi europei, che poi questi fondi europei sono a rotazione, si dice che si devono poi riconsegnare nel 2020, cioè quindi è una situazione gravissima, sia perché le banche, noi vediamo, prendono a livello europeo l'1% l'interesse, molti miliardi di euro all'1%, e poi questo 1% va a finire a 7-8 in questi giorni. Cioè io sono presidente anche di una cooperativa, non si semplifica questa fare impresa, cioè il fare impresa, uno che decide di iniziare un'attività bisogna aiutarlo, invece i primi anni abbiamo visto che si iscrivono e poi se ne cancellano tantissima. Perché si cancellano? Perché quel poco che avevano per iniziare a fare l'impresa lo perdono e più si indebitano, perché arriva INPS, INAIL, Camera di Commercio, cioè tutti vogliono soldi da chi inizia un'attività. Io dico almeno i primi 3-4 anni lasciamolo lavorare, facciamolo inserire. Restiamo ancora in tema di commercio. Questa mattina a Giulianova sono stati presentati i risultati dell'indagine analitica proprio sul commercio, un'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale di Giulianova, da Confesercenti e da Confcommercio, e che ha coinvolto cittadini e turisti per combattere la crisi del settore del commercio. Vediamo. In sostanza abbiamo chiesto ai cittadini cosa pensano e dei consigli su quello che è il commercio giuliese. È uno dei primi tentativi a livello nazionale che viene fatto, sicuramente il primo in Abruzzo. Abbiamo ritenuto importante, sia Confesercenti che Confcommercio, che stanno lavorando insieme a questo discorso, ritengono particolarmente importante sentire il parere dei cittadini per arrivare a sviluppare quello che sarà una metodologia più complessa di sviluppo di strategie propositive per il commercio retail. Chiaramente, trattandosi di nostri associati, parliamo di commercio, di piccolo commercio, che tutti noi sappiamo avere sofferto una crisi congiunturale negli ultimi anni veramente grave. Oltre a questa crisi congiunturale, il piccolo commercio soffre anche di una crisi sistemica, in quanto che si trova, indipendentemente dalla congiuntura, a competere con una forte presenza della grande distribuzione, che noi intendiamo, non dico ridimensionare, ma dare forza a noi stessi per riuscire a maggiormente competere con queste strutture. È emersa sostanzialmente da parte dei cittadini, da parte dei turisti, una grande voglia di piccolo commercio. Noi siamo convinti che la customer è una delle operazioni analitiche del territorio più importanti, che oggi anche un ente e anche un'organizzazione di categoria o organizzazioni che collaborano verso questi nobili obiettivi debbono assolutamente mettere ai primi punti degli ordini del giorno per la programmazione delle economie locali. Tutto quello che riguarda l'animazione, tutto quello che riguarda anche l'evidenza del commercio urbano deve essere messo in evidenza, soprattutto con delle iniziative che rendano consuetudine un calendario che nell'arco
dell'anno mette al centro il commercio e tutto ciò che agisce intorno al commercio nella convivenza anche con delle nuove realtà che le legislazioni nazionali e regionali hanno posto in essere negli ultimi 20 anni. Ieri è stata una giornata importante per il territorio vestino e per la città di Penne, è stata inaugurata infatti la variante est, andiamo a vedere. È stata inaugurata la strada variante est di Penne, un asse che collegherà, superando il centro urbano, la provinciale 151 all'altezza del campo sportivo di Ossicelli e la statale 81 via Valeria. Un'opera pensata circa 17 anni fa che contribuirà a decongestionare il traffico veicolare sulla circonvallazione di Penne, oltre a consentire l'utilizzo del parcheggio della Portella che dà accesso al centro storico cittadino. Veramente un grande giorno per Penne e per tutta l'area vestina. Voglio sottolinearlo perché quest'opera non è utile solo a Penne, è utile all'intera area vestina, a Picciano, a Loreto Prutino, a Villa Celiera, a Montebello di Bertona, a tutti i comuni dell'area vestina. Quest'opera, nel caso specifico di Penne, ha due grandi funzioni. Io l'ho detto nel mio discorso, quello di decongestionare il traffico nell'area urbana e quello di valorizzare il parcheggio della Portella che rappresenta la più importante porta d'accesso al nostro centro storico. La strada che stiamo consegnando fondamentalmente è solo un lotto di un intervento della provincia di Pescara che riguarda un finanziamento di oltre 4 milioni di euro che riguarda anche l'intervento sulla Penne Loreto, che oggi Penne Loreto è impraticabile perché è un cantiere. Da domani ci sposteremo su quel fronte, immediatamente continueremo i lavori su quel versante per consentire una transitabilità e una viabilità su quest'area interna particolarmente sentita, tra l'altro abbiamo anche i mezzi pubblici che rasentano veramente le difficoltà quasi di non percorribilità. Favorire scambi commerciali e culturali all'interno dell'Europa, con queste premesse a Montesilvano questa mattina è stato firmato il gemellaggio con la città di Liechtenstein. Andiamo a vedere insieme il servizio. Montesilvano sottoscrive un gemellaggio con la città di Liechtenstein, Repubblica Federale Tedesca. L'obiettivo è quello di aprirsi all'Europa e, perché no, pensare anche ad instaurare rapporti commerciali che in tempo di crisi creano legami indispensabili. E così le due città si incontrano e stringono un patto di solidarietà. Nasce come patto di amicizia, ma soprattutto per promuovere gli scambi culturali e gli scambi commerciali tra le due città. Ci stanno tante attinenze, ma ritengo che oggi bisogna pensarla in un'ottica europeista. Siamo tutti cittadini europei e è giusto che i nostri ragazzi comincino ad abituarsi all'idea dell'Europa e la pratichino. Il rapporto con l'Italia, in particolare con l'Abruzzo, è una novità oppure già qualche volta c'era stato un primo contatto? Es gab bisher kein Kontakt. Non c'era un contatto ufficiale, più un'amicizia personale tra due persone, una di Montesilvano e un'altra di Liechtenstein. Lui ha visitato con sua moglie, ha visitato privatamente già Montesilvano anche per conoscere Francesco e lui è contentissimo di essere accolto così, lui è proprio entusiasta. Che cosa ha detto al sindaco di Montesilvano prima di firmare il gemellaggio? Ha fatto una battuta dicendo che prima di firmare ha detto: con questo documento firmo la dichiarazione di intento o ti vendo una macchina. Adesso Montesilvano ricambierà il gemellaggio, sarà lì una delegazione? Noi abbiamo già partecipato ad un viaggio a Liechtenstein per vedere la cittadina, per capire se ci poteva essere un'attinenza a questa partnership. Sicuramente ci saranno altre occasioni, anche perché si sono già create immediatamente delle opportunità di scambi commerciali tra aziende locali e aziende tedesche. Continueremo ad alimentare questa promozione perché riteniamo che oggi queste possano essere delle ottime occasioni per combattere questa crisi. Ed ora la pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano, il Pescara. Ieri nell'anticipo della nona giornata i biancazzurri con un gol dell'ex varesino Luca Forte hanno battuto la Pro Vercelli dando così continuità alla vittoria di Trapani. Messo in campo poco prima della mezz'ora della ripresa, l'attaccante ha risolto la partita dopo 3 minuti dall'ingresso. Il portiere dei piemontesi Pigliacelli, peraltro di proprietà del Pescara, ha evitato ai suoi un passivo ben più pesante. Noi andiamo a vedere insieme il servizio realizzato da Paolo Renzetti e poi le interviste dopo gara.
Con una rete del giovane Luca Forte alla mezz'ora della ripresa, il Pescara è riuscito a piegare la resistenza della Pro Vercelli arrivata in Abruzzo per il pari e conquistare così un successo di platino. In 90 minuti sofferti, i ragazzi di Massimoto sono riusciti con pazienza ad attendere il momento giusto per piazzare il colpo del KO e ottenere così la seconda vittoria di fila dopo quella ottenuta al provinciale di Trapani. La strada tracciata dal Delfino sembra davvero essere quella giusta. I biancazzurri in campo con il recuperato Zampano in panchina iniziano in sordina. Emergenza in difesa con Bunozza e Fornasier ancora assenti. Per i piemontesi affidati per la seconda settimana alle cure di Claudio Foscarini, solito 4-3-3 che in fase di non possesso diventa un 3-5-2. Sugli spalti 6.000 tifosi bianca-azzurri con l'avvio che di marca ospite con Sprocati che al terzo fa correre un brivido alla difesa bianca-azzurra girando dai 18 metri di poco sopra la traversa con Fiorillo comunque sulla traiettoria. Il pressing dei piemontesi crea subito qualche problema al Delfino che rischia anche al decimo su una punizione di Scaglia che manca di poco il bersaglio. Il Pescara ha qualche difficoltà a superare la munita difesa avversaria ma al tredicesimo ha una buona occasione con Benalì che da prima del limite non inquadra lo specchio della porta difesa dall'ex Pigliacelli. Ben più ghiotta l'occasione che capita al quarto d'ora sulla testa di Verre che in area tutto solo davanti all'estremo vercellese schiaccia debolmente fra le braccia del portiere ospite. La squadra di Claudio Foscarini non si chiude quando può si affaccia nella metà campo adriatica. Al 33esimo c'è un lampo di Gianluca Caprari che fa tutto bene prima di concludere centralmente fra le braccia di Pigliacelli che poi al 42esimo deve fare invece gli straordinari per ribattere un tiro ravvicinato di Crescenzi. Il primo tempo si chiude proprio al 45esimo con una punizione fuori misura di Di Roberto. La ripresa si apre al terzo con il palo clamoroso di Verre in area di rigore ospite. La squadra di Oddo appare più decisa rispetto al primo tempo, il piglio è decisamente diverso e così al decimo c'è un colpo di testa di Gianluca Caprari che incorna bene scheggiando la traversa. Il Pescara sbuffa, soffre con Oddo che getta nella mischia Cocco e Forte e proprio alla mezz'ora l'ex varesino riesce a mettere la sfera in rete di Potenza dopo la traversa clamorosa, la terza della serata, colpita dalla Padula. Per i tifosi biancazzurri il gol vale oro visto che la Pro Vercelli è costretta ad inseguire lasciando ampi spazi al Pescara e così al 33esimo c'è il contropiede del Delfino con Gianluca Lapadula che in area ha l'occasione per chiudere il match trovando però il miracolo di Pigliacelli che salva la sua porta dalla seconda capitolazione ma il portiere piemontese è ancora più bravo al 46esimo quando Cocco mira al 7 trovando proprio la respinta dell'estremo ospite. Per il Pescara sono 3 punti che valgono oro. È una partita difficile perché abbiamo giocata 93 minuti nella metà campo loro, è chiaro che è difficile trovare spazi, però ci voleva la giocata del singolo, il gol per sbloccarla e così è stato, abbiamo sfiorato poi a più ripetizioni il secondo gol, è stato bravo Pigliacelli, molto bravo Pigliacelli che guarda caso è del Pescara. Avevo bisogno di un po' di gamba nel secondo tempo, ma soprattutto avevo bisogno di un giocatore che sapesse attaccare con la sua velocità la profondità. E il gol non è venuto così, però è stato molto bravo Luca, è stato molto bravo a far bene, ma soprattutto è stato molto bravo a farsi trovare pronto perché in questo periodo ha giocato poco, quindi i giocatori che giocano poco soffrono. Ma lo spirito che voglio è questo qui, è quello di un giocatore come tutti gli altri del resto che sono entrati, che 1, 2, 5, 10 minuti danno l'anima e fanno vincere anche la partita. Di solito Foscarini si gioca le partite, si è giocato le partite qui a Pescara anche nell'anno di Zeman, oggi non ci è riuscito, solo merito vostro, anche lui sta cambiando. No, oggi è riuscito, è stato molto bravo a limitarci perché comunque il fatto che non abbiamo disputato la solita partita, se non abbiamo creato così tanto come al solito, è un po' per demerito nostro, ma sicuramente per molto merito della Pro Vercelli, che era una squadra molto compatta, molto organizzata, ma io l'avevo detto ai ragazzi prima partita, questa è la partita in assoluto più difficile che giocavamo in casa, che abbiamo giocato anche in casa, anche col Cagliari, con il Perugia, la Salernitana, non c'era partita più difficile perché avremmo trovato questo tipo
di gioco, sono stati molto bravi, ma siamo stati molto bravi noi. Per avere pazienza. Ecco, avevo chiesto questo perché avevo messo al corrente i ragazzi che sarebbe stato così fino alla fine, non avremmo dovuto incominciare a palle alte, a buttarla, dovevamo giocare come al solito, avendo pazienza, senza forzare le giocate, ma trovare il momento giusto per far male, e ci siamo riusciti. E ora lunedì si andrà a Novara, ovviamente è una partita che interessa più i tifosi per questa sfida con Baroni, certo non interessa a lei affrontare o dire qualcosa a Baroni, no? Io penso che anche ai tifosi interessa che vinca il Pescara, non che perda Baroni. Lui è un bravissimo allenatore che ha avuto qualche difficoltà l'anno scorso, come è normale che ci sia, è umano. Capiterà anche a me di avere momenti di difficoltà sicuramente, ma noi andiamo come al solito a fare la nostra partita e cercare di vincerla. E oggi si completa il turno in Serie B, gioca ovviamente il Lanciano di scena a Brescia. Per le ultime ci colleghiamo con Alessio Giancristofano. Alessio, due minuti per te. Sì, grazie Alfredo, novità ce ne sono tante oggi, a partire dalle pedine del modulo tattico, dovrebbe essere sempre il 4-3-3, ma ci sono due novità importantissime sia in difesa che a centrocampo. In difesa la prima, l'innesto dal primo minuto dell'ex Teramo Michele Rigione, che giocherà centrale, duetterà centralmente in difesa con Federico Amenta. L'altra in sostituzione di Antonio Aquilanti, un problema fisico per lui. L'altra novità importante, anzi due, a centrocampo non c'è Vacinovic, anche lo sloveno è rimasto a Lanciano, al suo posto gioca Fabrizio Paghera. Ma l'altra novità di centrocampo è l'innesto dal primo minuto di Luca Crecco, che aveva giocato titolare solo nella sfida contro il Modena. Dunque io vi do l'11 che Roberto D'Aversa schiererà tra poco al Regamonti di Brescia, Riglietà tra i pali, Mammarello, Pucino, Amenta, Di Francesco, Ferrari, Rigione, Paghera, Zeduardo, Crecco e Di Matteo. A disposizione Casadei, Turchi, Marilungo, e anche questa è una novità sostanziale, la prima panchina per l'ex atalantino con i colori rossoneri, Piccolo, De Silvestro, Di Filippo, Bastola, Di Cecco ed Eric Lanini. Risponde il Brescia con Minelli tra i pali, Venuti, Caracciolo, Colì, Geigo, Morosini, Martinelli, Kupitz, Dall'Oglio, Rosso e Castellani. A disposizione per mister Boscagli, Arcari, Somma, Lancini, Abate, Caracciolo, Empo, Camilleri, Akhmaidat e Marsura, questi gli uomini che scenderanno in campo, e la sfida sarà fischiata da Martinelli, i due assistenti Citro e Fiore, quarto uomo amabile, l'osservatore arbitrale Cappellupo. Per il momento è tutto, poi ci sentiremo nel corso del programma sportivo proprio per seguire questa sfida in diretta. A te, Andrea. Grazie ad Alessio Giancristofano, ovviamente l'appuntamento è con Diretta Stadio intorno alle 15 per seguire tutte le partite e anche la partita di Lega Pro che sta per cominciare allo stadio Bonolis tra Teramo e Prato. Adesso ci colleghiamo per le ultime con Jacopo Forcella. A te Jacopo. Vediamo se è pronto il collegamento con Jacopo Forcella per la partita Teramo-Prato. Chiedo lumi alla regia se è pronto il collegamento. Allora, intanto vi leggo le formazioni ufficiali che sono da poco arrivate per quanto riguarda questa partita. Il Teramo si schiererà in campo con il 3-5-2, Tonti, Altobello, Speranza, Perrotta, Scipioni, Calvano, Palma, Cenciarelli, Dorazio, Moreo e Da Silva. A disposizione Narduzzo, Brugaletta, Cecchini, Vitturini, Loreto, Di Paolo Antonio, Paolucci, Monni, Lenoci e Petrella. Ovviamente l'allenatore è Vincenzo Vivarini. Il Prato risponde con Rossi, Ghidotti, Benucci, Gaiola, Ghinassi, Boni, Chiricò, Serrotti, Quamè, Capello, Corvesi. A disposizione Bardini, Benedetti, Cela, Gabbianelli, Formato, Gomez, Ugonzeie e Knudsen. L'allenatore è De Petrillo. Allora vediamo se è pronto adesso il collegamento con Jacopo Forcella. A te Jacopo.
Sì, buon pomeriggio Alfredo, buon pomeriggio dallo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Ottava giornata di andata del campionato di Lega Pro, ovviamente girone B, tra poco alle 15 in campo Teramo Prato, per questo è un anticipo della giornata di Lega Pro, e ovviamente c'è assolutamente il dovere di vincere per gli uomini di Vincenzo Vivarini, che sono reduci dalla sconfitta di Macerata, la terza in esterna di questo avvio di stagione. Oggi si torna al Bonolis e dunque probabilmente, speriamo ovviamente, torneranno le buone notizie. Fino a questo momento la formazione biancorossa non ha mai tradito tra le mura amiche. Hai detto bene, leggendo le formazioni, la vera novità della, rispetto alla vigilia è l'impiego di Victor Da Silva in avanti al fianco di Stefano Correo. Dunque Da Silva preferito da Petrella, che era impredicato di partire dal primo minuto, così non sarà. Gioca il brasiliano, tra le altre cose, ex Pescara. Non c'è il centrocampista Stefano Amadio, squalificato per due turni, espulso domenica a Macerata. E allora dall'inizio Vivarini schiera questo Antonio Palma, questo giovane ragazzo di cui si dice un gran bene, che fino a questo momento il campo l'aveva visto poco o nulla, ma su cui evidentemente Vivarini punta davvero moltissimo. Cambio in difesa, non è stato bene in settimana Caidi al suo posto al tornello, c'è da dire che Caidi a Macerata ha fatto una prestazione tutt'altro che felice. Per il resto, diciamo, è tutto confermato con Dorazio, che a sinistra, come avevamo già anticipato, prende il posto di Cecchini sull'out appunto Mancino. Poi l'attacco ovviamente quello formato da Moreo e da Silva, come avevamo detto. Per quanto riguarda il Prato, la formazione più o meno è quella andata. Occhio soprattutto al giocatore con la maglia numero 7, Cosimo Cricco, ricordiamo a Lanciano qualche stagione fa nella fortunata cavalcata dei rossoneri dalla Lega Pro fino alla Serie B con lo spareggio, con la finale spareggio di Trapani. Cosimo Cricco insieme a Vincenzo Sarno e tanti altri fu autore di quella splendida i Frentani in Serie B. Arbitro dell'incontro è Vincenzo Vagliante della sezione di Nocera Inferiore, assistenti Pagnotta sempre di Nocera Inferiore e Francesco Iovine della sezione di Napoli, quindi terna tutta campana. Per il momento è tutto, si parte alle ore 15 dallo stadio Bonolis, è tutto a te Alfredo. Grazie anche a Jacopo Forcella, che ritroveremo anche lui all'interno di Diretta Stadio condotto da Andrea Costantini. Restiamo alla Lega Pro, sono 21 i giocatori convocati dal tecnico dell'Aquila Carlo Perrone in vista della gara di domani alle 15 allo stadio Fattori contro la Carrarese del grande ex Infantino. Oggi l'allenatore aquilano ha presentato la gara e ha detto: abbiamo due partite in casa, saranno due gare importanti che ci dovranno consentire di fare punti, perché la classifica non è buona, ma non è come ci aspettavamo e soprattutto non rispecchia ciò che abbiamo fatto in campo. Sulla Carrarese il tecnico ha dichiarato: un avversario ostico che ha un mix di giovani interessanti affiancati da giocatori di categoria, a differenza di altre squadre questa, ha affermato Perrone, ha qualche individualità in più, una squadra completa che non ha punti deboli. Sull'assetto tattico Perrone ha poi spiegato che potrebbe essere quello usato contro il Tutto Cuoio se riusciremo a trovare una maggiore solidità difensiva. Ha detto Perrone, questo assetto potrà darci un migliore equilibrio in tutte le zone del campo. Lasciamo il calcio adesso e ci occupiamo del congresso che si sta svolgendo a Montesilvano, che riguarda la WISP, lo sport come settore a rischio. Questo è il titolo del congresso, vediamo il servizio. Lo sport per tutti. È questo il messaggio più rappresentativo per la WISP. Il concetto di unione, libertà e democrazia di accesso senza distinzioni. Uno strumento dal valore sociale che non può e non deve scomparire per problemi di economia e governi. Oggi a Montesilvano si sono riuniti i vertici nazionali per mettere in chiaro preoccupazioni ed esigenze. Noi siamo una grande forza di questo paese, siamo uno dei corpi intermedi che hanno bisogno di presentare la propria forza associativa mettendola a disposizione del Paese e cercando di dare il proprio contributo allo sviluppo e alla crescita del Paese. Questo lo facciamo in tutti gli ambiti in cui si agisce. Noi siamo un soggetto riconosciuto dal CONI e come tale sentiamo la responsabilità sociale di intercettare anche risorse pubbliche. In questa assemblea abbiamo alzato l'asticella del nostro tratto etico chiedendo piena trasparenza, piena tracciabilità dei dati e reale consistenza degli enti di promozione sportiva che afferiscono al CONI e che a quel mondo fanno riferimento.
nazionale. Se dovessimo dare quella che è un'idea dell'intensa attività della WISP sul campo nazionale. Noi abbiamo 1.330.350 soci al 31 agosto del 2015, quindi di quest'anno, e 18.883 società sportive, basi associative. Questo è il nostro patrimonio, un patrimonio al quale guardiamo con attenzione e chiediamo si guardi con attenzione dal governo al Parlamento alle istituzioni regionali. Lo facciamo anche perché guardiamo con particolare attenzione e preoccupazione a quello che sta accadendo in Parlamento sul disegno di legge per il terzo settore. Tutto il nostro mondo dell'associazionismo di promozione sociale rischia di passare in secondo ordine anche relativamente al terreno delle agevolazioni fiscali, perché è troppo schiacciato invece sulla valorizzazione dell'economia civile vista solo ed esclusivamente come impresa sociale, come cooperazione sociale e non come bene relazionale, bene mutualistico, che è quello che noi rappresentiamo nella coesione sociale anche di questo Paese. È tutto per questa prima edizione del TG6 che termina qui. Io vi do ovviamente il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19 e poi vi ricordo che alle 14.45, tra pochi minuti, tra meno di 5 minuti, ci sarà lo spazio informativo con il TG6 L'Aquila e poi a seguire intorno alle ore 15 la partenza di Diretta Stadio per seguire tutta la giornata dei campionati di calcio di Serie B e Lega Pro. È tutto, grazie per averci seguito fino ad ora. Buon proseguimento di giornata.